Ho fatto un'ultramaratona a 18 anni senza allenamento. Come piccola introduzione, non ho fatto video professionali perché avevo 18 anni, non pensavo che poi avrei messo i video su YouTube e cose del genere. Io mi allenavo molto per judo e per altri allenamenti così, per restare in forma. Facevo 3-4 allenamenti di corsa circa a settimana e correvo massimo 13-14 km. Metto qua lo screen della mia corsa più lunga mai fatta prima dei 50 km. E ho detto, beh, perché non provare a superarsi un po' e ad andare un pochino oltre la propria distanza? E ho detto, beh, potrei provare la maratona. Ne ho parlato un po' con alcune persone, mi hanno detto tutti quanti, ma sei fuori, sei un pirla, sei un troglodita deficiente, non ce la puoi fare, no, ti infortuni, tutte queste cose qua. Allora ho detto, vabbè, allora niente maratona, voglio provare i 30 km. In tutto questo avevo cercato su internet come fare una maratona senza allenamento, mi è uscito le peggio cose su Wikihow, come si pronuncia, e comunque tutti i siti dicevano che ci voleva minimo 6 o 8 mesi per fare una maratona, non so adesso. Allora diciamo che il mio obiettivo era rimasto sui 30, no? Ho creato un team pazzesco, L, mio migliore amico, e Gallo, che saluto. Siamo partiti alle 6 di mattina, e abbastanza presto perché appunto non avevo idea di quanto ci avrei impiegato. E l'obiettivo era quello di fare la corsa senza mai fermarmi, ok? Non potevo fermarmi a camminare, doveva essere tutta quanta di fila. E arrivare a 30. Ho preso uno shotino di caffeina e un po' di Red Bull a inizio per darmi una carica. Poi ricordo che avevo 18 anni, io non sapevo niente di corsa. Ho scoperto i gel 2 giorni prima grazie a Ian, che saluto. Non sapevo niente di nutrizione, non sapevo niente di corsa, zero. Ero proprio determinato a morte ad arrivare ai 30 km. Non volevo, anche perché tutti quanti mi avevano detto che era impossibile, no, da fare. E proprio per questo ero motivatissimo, perché appunto, come ho detto negli altri video, se qualcuno mi dice che non ce la posso fare, faccio di tutto per farcela e so che ce la faccio. Buon, quindi ora siamo a 5 km, bene. E non si vede proprio punto. Mamma mia. Devi vedere tutte le cose in un modo positivo. La mente, di conseguenza, capirà che sono tutte cose positive, o almeno ci proverà. E tutto quanto comunque sembrerà meno doloroso. Ci vuole essere 8 km. Sarà dopo. Eh? Sarà dopo, verso la parte chilometro che sarà lì in sesta ricotta. Adesso è ancora fattibile, no? Finora dopo è facile. Il ventunesimo sarà tosta. Sarà divertente, ma dai. Un terzo fatto. Comunque 10 km fatti, tanta roba. Al 19esimo chilometro, mancano 200 metri per il 20esimo e Gallo e L si stanno riposando un attimo un po' più avanti. Io mi sto mangiando la mia barrettina, si procede fino alla fine a questo di sputare sangue. Molto bene, si avanti. A 20 è buono. Ora, siamo al 22esimo più 21esimo chilometro, 21-22. Non è che sono talentuoso o ho i superpoteri o voglio tirarmela. Letteralmente chiunque può fare qualunque cosa nella vita. Questo è solo un modo per dimostrare che non importa quali siano le difficoltà nella vita, ma se tu hai soltanto forza di volontà, puoi fare qualunque cosa. E oggi sarà un giorno importante. Si continua. 30esimo chilometro. Obiettivo principale raggiunto. E ora si punta alla maratona. Signore. Tanta roba. Rischia a mostrare tipo i 30 km sul telefono, ma poi ci caschiamo. Durata 3 ore, va bene. 3 km 3 ore, come avevamo detto all'inizio.
e non mi sono mai fermato. Poi ho toccato i 30 km ed ero stracarico ancora, quindi ho detto beh, facciamo la maratona, no? Arrivato ai 36 km invece, più o meno, ho incontrato Mila, che saluto, e è arrivato correndo. Questa cosa mi ha motivato tantissimo perché avevo ulteriore supporto, no? E ho deciso quindi di passare ai 50 km. Ho detto chi se ne frega, la gente mi ha detto che non faccio 30 km, mi ha detto che sarei rimasto in ginocchio e che non ce l'avrei mai fatta ad arrivare a 30. Ora sono a 36 e voglio arrivare a 50. Si va a 50. Ed è stato pazzesco perché appunto arrivato ai 36 ero carichissimo, era come se fossi appena partito quasi. Avevo avuto qualche problema alle gambe di acido lattico, ma era normale, non avevo mai corso quindi più di 10 o 14 km, non mi ricordo adesso, e quindi era là una sensazione tutte nuove. Ho continuato a correre, ho toccato i 42 km. Ho continuato e iniziavo a essere molto stanco con le gambe lì, ho sentito il muro, come dicono i corridori. Non riuscivo più ad andare avanti. Per chi non lo sapesse, il muro, quando tu stai correndo o facendo anche qualsiasi tipo di sport un po' lungo, tu arrivi a un certo punto che non ce la fai più e ti fermi, non ce la fai più proprio, no? In quel momento devi pensare al perché lo stai facendo, al tuo obiettivo e appunto alla tua motivazione. E questo mi ha motivato tantissimo. Ero in un punto in cui c'era una piccola salita, mi facevano malissimo le gambe, ma non volevo fermarmi. L'obiettivo era quello di finirla sempre senza mai fermarmi a camminare. 750, 500, no, 50, 50 metri, vai. 50 km, siamo arrivati a casa. 10 metri. Vai. Cammina. Non ho fatto 50. Qui sì. Sono riuscito a finire i 50 km in 5 ore, in 4 ore 59, 45 secondi, qualcosa di simile. Che ora che riguardo i dati, è stato pazzesco perché io ero nessuno a corsa, cioè non avevo mai fatto una corsa lunga più di 12-14 km, quel che era. Correvo di solito 8 km, quindi fare 50 km al ritmo di 6, ora che ci penso, è stato qualcosa di pazzesco, no? Cioè devo essere stato proprio motivato a mille. Le persone mi hanno chiesto come ho fatto e dicono che comunque magari ero allenato, cose del genere. Secondo me no, e la questione è che appunto quando ho iniziato la corsa, prima di iniziare, tutta la sera prima ho detto andrò incontro a questo, andrò incontro al muro. Al 15° chilometro voglio piangere, al 18° chilometro non saprò più cosa fare, al 25° chilometro voglio fermarmi, capito? Sapevo che sarei andato incontro a tutte queste cose. Quindi se tu parti consapevole che andresti incontro a tutte queste cose, secondo me ce la fai, perché devi prima pensare a ciò che andrai incontro, accettarlo e poi riuscirai ad abbattere questi ostacoli, perché tu li hai già abbattuti prima di iniziare. E non sto parlando solo di maratone, corse o sport, io sto parlando anche di altre cose, di università, di studi. Se tu vuoi arrivare a qualcosa, tu devi visualizzarti già al traguardo, già con quel diploma, già con quel lavoro, e visualizzare anche già tutti i problemi che affronterai durante la strada, così quando li beccherai, i peggiori problemi devi visualizzarti, così appena li visualizzerai e li beccherai nella vita reale, li avrai già visualizzati, li avrai già superati mentalmente, te li aspettavi, quindi smettila di lamentarti e combattili, perché tu sapevi che li avresti incontrati. Li superi e li abbatti, ok? Quindi quando tu ti prefissi un obiettivo, devi pensare già a tutto quello a cui andrai incontro. Te ne freghi di tutto ciò che dovrai affrontare, perché tu, se vuoi davvero raggiungere il tuo obiettivo, sei determinato a mille, hai la tua motivazione, il tuo perché, e lo raggiungi, punto. Alla fine della corsa c'è stato un piccolo cambiamento mentale. Non volevo più dimostrare alle persone
ciò di cui ero capace, no? Volevo dimostrarlo più a me stesso. Ora che ho capito che posso fare 50 km senza allenamento, l'ho dimostrato a me stesso ed è questo quello che importa, no? Non mi importava più di dimostrarlo alle altre persone. Credo che sia stato questo un cambiamento molto positivo mentalmente che ho avuto, no? Infatti poi quando l'ho fatto non l'ho spiattellato a tutta la gente che mi aveva detto che era impossibile, no? Certo gli ho mandato lo screenshot del risultato, però non mi sono vantato di tutte queste cose qua, no? Devi farlo più per te stesso, non per sminuire le altre persone o cose del genere. Appunto io non mi sento migliore di nessuno e non sono assolutamente migliore di nessuno. Tutti quanti secondo me potrebbero fare quello che ho fatto io e anche meglio, e solamente che devi avere la motivazione per farlo e la voglia di farlo, ecco. E però tutto qua. Mi hanno chiesto se sono stato male i giorni seguenti. Ho avuto i DOMS, no? Ne ho parlato nel video dell'Ironman, alle gambe per penso 5-6 giorni. Non potevo più correre per 5-6 giorni, ma avevo 18 anni e non sapevo ben cosa stessi facendo. Camminare invece potevo dopo 2 giorni. E è andato tutto bene però. Bene, questa è stata la mia ultramaratona fatta a 18 anni senza allenamento. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio con qualche bloopers se c'è stata. E allenatevi. Dimmi se col cappuccio. Ho fatto un'ultramaratona a 18 anni senza allenamento. E adesso ce ne ho 20. Il video meglio tardi che mai. Poi avevo visto qualche video di David Goggins, mi era salita, sai, la motivazione bestiale. Ho creato un team bestiale della morte, della distruzione assurda. I chilometri sta strisciando. E tutto quanto comunque sembrerà meno doloroso. O più facile da. Ecco. Perché non lo dimostrerò solo a me stesso, ma... Sì, penso a me stesso. Mi hanno chiesto se sono stato male i giorni seguenti e sì, e però ho fatto un botto di stretching e basta. A parte che tornato a casa ho mangiato come una bestia, non lo so. Bene. E allenatevi. Yeah! Oh, scusa.